Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera. Buonasera a tutti, cari programmatori estivi. Avete fatto il bagno, come ho scritto sui social, va bene fare il bagno, va bene prendere il sole, voi che potete siete già in vacanza, perché io non lo sono. E quindi devo ancora aspettare prima di poterci andare, devo ancora sudare a lungo, non a casa perché ho il ventilatore a velocità scorticamento e il... Ora Maurizio, mitico Maurizio, come va? Maurizio DM. A proposito, stavo appunto parlando di mare e quindi... E arriva giusto il saluto del Fortunello che sta al mare, quindi tutto l'anno. È vero che per chi ci sta magari non è così particolare, per chi ci vive, però comunque prima, quando sarò verso la fine del mese, se tutto va bene, sarò da quelle parti, perché quella sarà la mia zona. Non vedo l'ora di arrivare, quindi... Dove c'è sabbia e acqua salata, io sono felice, quindi possibilmente dove posso spegnere un attimo il computer, si spera che avvenga quanto prima. Allora, si è spenta la musica, metto un po' più bassa, se no. Quindi, a parte questo, per il resto... Direi, almeno da queste parti, tutto bene per il momento. Quindi, ora che l'ho detto, ci sarà l'entità nascosta che dirà: ah, bene, hai sfidato la sorte. Allora, ecco, ho finito qualche corso. Mi aspetto un agosto, sì, ancora lavorativo, ma al momento i corsi sono sospesi perché sono tutti in vacanza, quindi... Ci dedicheremo un po' allo sviluppo, appunto, non solo su Twitch, ma anche per il pane, come si suol dire. Allora, quindi proseguiamo la nostra tradizionale, adesso non so quanta gente ci sarà, perché giustamente spero che un po' di gente, a differenza mia, riesca... come dire, a godersi un po' di vacanze, perché ormai siamo agosto e i temporali non ne sono previsti, quindi grande Zizio, grazie del saluto. Mi fate dire delle Z, che non sono bolognese ma faccio fatica pure io. Grazie mille, ci si vedrà poi quanto prima, si spera. Dovremmo fare il Pia dei Fidei, quindi bisognerà organizzare qualcosa prima o poi, prima che torni quest'inverno, che io ho il timore che spero di no, ma speriamo di non ritornare in una chiusura totale, perché non ce la si può fare. Quindi esatto, faremo una convergenza tutti a Riccione, sia per vacanza sia per cena, per altre cose. Allora, non mi ricordo neanche dove ci siamo fermati l'altra volta. Mi ricordo vagamente, tanto spero che si senta e spero che, a differenza delle altre volte, non salti la live. Spero anche che il gatto non inizi a sfogarsi su un cartone. Quando passa Amazon, lui è contento perché ci trova una marea di... cioè, quei cartoni, io li lascio lì, ci si tuffa dentro, si fa le unghie, solo che... Mentre sei in call parte quel graffiamento totale che dura più o meno 10 minuti, non si riesce a sentire nulla neanche con le cuffie, e lo sento quasi... No, adesso non lo vedo in giro, quindi... Oggi... c'hai ragione, purtroppo venendo per altri motivi, per vacanza o così, si arriva tutti scaglionati. E quindi è verissimo, però... magari una capatina, dai, una capatina nei prossimi giorni non è escluso.
non escluso che si riesca a fare ugualmente, però la vacanza seria, quella, come dire, multisettimanale, ce l'avremo piuttosto, purtroppo, verso fine agosto, inizio settembre, quindi devo aspettare ancora un sacco, ma mi intratterrò facendo delle live. Questa consolazione col ventilatore a velocità scorticamento e condizionatore in combinata, quindi adesso è partita anche l'asciugatrice, spero che non salti tutto, quindi la connessione sembra reggere, non è come le altre volte, ma perché secondo me sono stato un po' troppo ingordo, ho voluto usare la 5 GHz, probabilmente non prende molto bene, quindi quando va velocissima, ma quando dice che non va, secondo me basta che qualcuno accenda qualcosa che faccia interferenza, basta anche un silk pill nell'appartamento di fianco che non si invia, non si riceve più nulla, va proprio a zero. Quindi comunque prima o poi riusciremo a fare sì la seconda edizione, poi so quest'autunno se appunto regge la situazione e sarà possibile c'è anche qualche conferenzina, qualcosa, magari si riuscirà comunque a vedersi un po' di gente, poi speriamo di... Ah beh, sicuramente, lo streaming si fa senz'altro perché c'è la prima occasione di fare la IRL, cioè la Real Life, quindi perché qui ci sono le... è una categoria a parte, proprio quelle fatte dal vivo. Vabbè, sicuramente faremo la live tutti quanti sparando delle boiate clamorose mentre ci mangiamo la piadina, quindi... Allora, mangiamoci invece... Oggi volevo fare una locandina con Donatella Rettore, però siccome dovevo anche fare qualche lavoretto non ci sono riuscito e quindi... Sì, streaming, bisogna anche partecipare dal vivo, bisogna partecipare agli eventi dal vivo, che è bello, che ci si scambia tante cose tecniche, tecniche ovviamente, quindi... Ecco, mi sembra di aver sentito nella cuffia l'asciugatrice che stava girando lenzuola, tende una marea di robe, comunque vabbè, a parte i miei fatti personali, mi sono dimenticato di cambiare la risoluzione, vedo adesso sull'altro schermo, quindi risulterà fuori secondo me quando cambio videata sarà fuori centro, ma eventualmente adesso lo sistemerò al volo, quindi... quindi... Allora, proviamo a cambiare... infatti lo sapevo che poi dovrebbe essere ridimensionato in teoria, però non so come verrà nello streaming, ma spero che così cominciamo a lavorarci su. Dunque, devo sistemarlo velocemente e quindi capire un attimo come posso... Ah, ok. Lo devo sistemare un po' qui. Vediamo se riesco a farlo con un click. Scale, transform, fit to screen. Yeah. Dai, che roba. Adesso dovrebbe vedersi magari un po' grandicello, però vabbè, se poi vedo che si vede bene ugualmente nello streaming lo lascio così, ma se per caso non si legge bene mi direte qualcosa così. Anche se di solito ingrandiamo talmente tanto i caratteri che riesco a leggerci pure io. Ok, quindi che avevamo fatto l'altra volta? Ah, sì, avevamo provato a accedere un po' ai file leggendoli. Tutti in un colpo, riga per riga, avevamo fatto un po' di varie prove con i file e poi in caso di file non trovato c'era la condizione di errore che ci faceva sciopare il programma e quindi da lì abbiamo preso il pretesto per dire ok, gli errori che ci fanno scoppiare il programma non ci piacciono e quindi vediamo un po' come poterli andare a gestire e se non ricordo male avevamo fatto una prima implementation, eccola qua, eccola qui, no, non voglio cambiare niente, grazie, si
vedeva bene anche prima, cioè prima con caratteri. Vedere a quale prima ci si riferisce, comunque si dovrebbe vedere in ogni caso, però io finché non abbiamo bisogno di tanto spazio possiamo anche tenerlo così a prova proprio di cieco, perché siamo pure da telefono si dovrebbe poter seguire. E che avevamo fatto? Ah sì, giusto, ci eravamo un attimo inambiccati con l'uscita dal programma. Così ho imparato anche quella cosa lì che non me la ricordavo, e quindi quel sys exit con cui si può uscire anche con un exit code, e quindi potremmo addirittura chiamare questo script da un file batch e quindi divertirci anche nel fare, come dire, cioè restituire diversi livelli di errore a seconda di quello che succede, e fare anche uno script un pochino con un minimo di intelligenza anche su questa gestione. Abbiamo visto i vari except che intercettano gli errori, e in maniera molto simile in realtà a come, perché visto che molti di quelli collegati sono delfisti, e simile all'except con Delphi. Quindi alla fine mettiamo le classi, facciamo un except finale e come dire siamo a posto. Cosa volevo aggiungere? Ok, quindi fin qui ci eravamo arrivati, i file li abbiamo visti, gli errori li abbiamo visti, quindi proseguiamo da qui nel fare che cosa? Ok, ovviamente non sto a fare un... io potrei anche farlo, però cioè gestire un errore che non abbia a che fare con... cioè qui c'è un esempio di file, però volessi fare uno script... Devo chiamare 00 perché viene ancora prima tecnicamente se io come dire voglio fare una divisione, scrivo una cosa del genere per dire, è chiaro che questo nel momento in cui io qui scrivo fine programma e termino il programma, a questa riga non arriverò mai, perché dal momento in cui lo lancio ci vedremo il nostro una bella riga rossa, zero division error, che è anche proprio l'errore che dovremmo intercettare. Quindi questa informazione c'è sempre utile, perché così se dobbiamo gestire l'errore possiamo farlo tranquillamente andando a vedere. No, vedo un po' di latenza, ok, no, dovrebbe essere tutto a posto. Quindi supponendo di voler gestire questo errore, tralasciando la questione dei file, banalmente abbiamo detto mettiamo un try, così lo usiamo anche come ripasso. Questo ovviamente apre un blocco, quindi ci va i due punti, e a capo bisogna indentare. L'except è allo stesso livello del try, ci aggiunge l'errore, e quindi con questo vedete che mi porta sempre a capo. Print non puoi dividere per 0. Punto esclamativo, e c'è anche questa cosa che vediamo, che è un else, perché c'è anche la possibilità di aggiungere un else. L'else che cosa vuol dire? Che in caso di errore viene eseguita le istruzioni che mettiamo sopra, quindi possiamo mettere except errore imprevisto. Scrivo male perché scrivo storto, quindi possiamo fare tutti gli except che vogliamo. Questo else è un po' come dire, esegui questo in caso non sia stato rilevato un errore. Non so come mai esiste, anche perché, come dire, siccome l'esecuzione del programma continua, cioè in questo caso torna effettivamente utile, perché dovremmo mettere un'uscita, magari se vogliamo, in ogni punto, come abbiamo fatto in questo esempio con i file, mentre qui non ne abbiamo bisogno, perché questo else ci aiuta a dire questo lo facciamo sempre comunque, questo lo facciamo solo in caso di errore. Quindi vuol dire che se invece non avessimo questo else e questo l'avessimo al primo livello, con questo except noi stamperemmo l'errore, ma continueremmo in un certo senso a stampare comunque la risposta, nonostante la risposta non sia disponibile. Quindi
Quindi in questo caso l'ELSE non è proprio così malvagia come soluzione, perché ci consente di fare questo tipo di lavoro, cioè dire è praticamente il buon fine, quindi in assenza di errori. Qui magari facciamo una cosa del genere, facciamo un input, inserisci il primo valore, anche perché b, input, inserisci il secondo scrivo male perché scrivo storto, sono ok, quindi qui così almeno facciamo un, dunque per convertire dovrebbe essere così, quindi qua si possono anche verificare errori di conversioni. Oh, ciao Valerio, mitico. È in ritardo, ma sei in ultra tempo perché prima abbiamo, come al solito, detto quelle due o tre, cioè io in particolare, quelle due o tre minchiate. Aiuto. Andato di traverso tutto, giusto per rompere il ghiaccio che ce n'è bisogno con questo caldo. Quindi, proviamo a lanciare questo programma e vediamo che cosa combina. Quindi parte il primo valore con l'input e la mitica casella che ci compare qui, inserisce il primo valore. Ma allora si può disabilitare questo, vabbè, ci provo dopo. Quindi metto 5, secondo valore metto 0, non puoi dividere per 0, fine programma, quindi in questo caso sicuramente si può disabilitare. Vado a vedere nei tools, no, non nei tools, nei, scusate, un momento di sì, nei tools c'è option, sarà nel lead option Python interpreter, immagino. Ma anche se non sono male, però save files sarà sicuramente qui in mezzo, post mortem on exception. Mi piace questo post mortem. Questo always use sockets vorrei tirarlo via un attimo perché magari può usare l'interprete remoto senza i socket. È scattato bevi, ho visto adesso. Cioè, non c'è neanche l'acqua qua vicino, adesso la vado a recuperare all'istante, che effettivamente ci starebbe. Miscellaneous, ah dai, sicuramente da qualche parte c'è quel show tab style window. Ci vorrebbe una ricerca incrementale qui dentro, ma vabbè, poi me la cercherò, non che mi dia poi così fastidio, però insomma. Ok, quindi com'è che si reinizializza qui l'interprete? Reinizialize. Così ripartiamo e vediamo se è più fast. Se invece io inserisco altra roba tipo inserisci il primo valore 4, poi come valore metto B. Errore imprevisto, perché effettivamente dovrebbe averlo gestito con un altro, sarà una conversione o qualcosa del genere. Aspetta che ci provo senza l'except, così si vede 3 e value error, invalid literal, ok. Quindi possiamo gestire anche questo value error. Nella conversione dei valori. Errore imprevisto. Qui possiamo mettere una variabile di questo tipo, non mi ricordo. Avevamo usata qui la sintassi, no. Fammi vedere se, vabbè, che adesso non ci passa più di lì, quindi ok, none,
Avevo già messo il print. Giustamente, quindi non mi ricordo se è scritto così. A parte che qui ci voleva la F, quindi scrive none perché mi sono sbagliato io. Cioè, avevo messo il print qui e quindi questo stampa il risultato, però stampando il risultato non restituisce nulla e quindi in Answer non ci finisce nulla e quando facciamo il print ci viene none. Non dovevo mettere il print qui, ma era un errore, come dire, era un errore di sbaglio, come si dice, un errore di copia. Sì, ci vuole F, ci vuole. No, ma non riesco ad arrivare più nell'exception, giustamente, perché adesso li ho gestiti tutti e quindi, come dire, non c'è più bisogno di. Forse cercavo un attimo di capire. Cosa avevamo fatto? Avevamo messo. Non mi ricordo se avevamo gestito anche l'errore di base, però vabbè, lì potremmo leggerci anche la documentazione, che male non fa mai. Sul try except per capire. Try except Python. Documentazione ci vuole sempre, quindi c'è anche questo in docs. È anche fatta bene la documentazione del set punti. Ok, name error, finally example, raise. Di race per tipo, però volevo capire se c'era value error. Ok, qui ce n'è. Oh, ok, eccola qua. Cioè si usa questo as r. Quindi scusa se però non ho. Ah, ci devo mettere exception, ok. Cioè questo except è generico, ma se devo, come dire, andare a recuperare, intercettare, avere un. Adesso riesco a dire in italiano. Real Python, sì, è carino quel sito lì, ma mi pare che abbia. Cioè, quando ti fa vedere delle cose te le conta e poi a un certo punto ti dice perché non paghi se vuoi avere. A me non mi sembra. Adesso me lo vado a guardare se era questo, perché non mi ricordo se era questo o se era un altro, però dopo un po' mi aveva praticamente bloccato in qualche modo. E quindi secondo me tiene traccia, come dire, delle. Vedete che c'è un unlock all content, quindi c'è un. E qui ci sono i prezzi, quindi non mi ricordavo male, vedi che ero stato. E per cui sì, bisogna. Non tutti i contenuti sono disponibili, alcuni ci viene fuori questa roba e quindi. Volevo dire. Dei problemi base exception, e quindi diciamo che se noi. Becchiamo l'eccezione memory error, name error, guardavo gli esempi di codice, quindi se qui vogliamo avere un dettaglio as error dobbiamo scrivere così, print, e poi qui potremmo scriverci dettaglio due punti e poi andare a fare questa cosa qui. Mi chiedevo se qui era uguale senza dover mettere il tipo. No, infatti. Quindi qui ci vorrà un base exception, immagino. In modo da dire li catturo tutti. Questo era il dubbio che mi era rimasto, cioè se per fare questo ci voleva il tipo, ma direi che mi ha già risposto l'IDE, quindi. Yeah.
sbaglio. Bernard 75, grazie per il follow, benvenuto. Stiamo provando a scrivere codice in Python, quindi provando la parola giusta. Quindi se io non inserisco nulla, come si comporta? Ok, sì, passa sempre dalla parte di prima, quindi forse con un control C, no? Proviamo un overflow. Questo ha fatto è riuscito a convertirlo. Grazie per il follow anche a Voynich 2105. Finiscono tutti per 5 stasera e benvenuto anche a te, o benvenuto benvenuta, quindi nel caso poi ci farete sapere. No, ok, quindi qui è riuscito a convertirlo, vabbè, non mi sembra poi il caso di perderci troppo tempo, però ecco, la cosa che mi ero dimenticata l'altra volta era questo else, che praticamente esegue l'istruzione se non c'è errore, e poi c'è un errore qui sopra, che c'era il print che faceva stampare il none, perché giustamente print cosa fa? Fa il calcolo, stampa il risultato, però di suo non restituisce un valore, e quindi tutte le volte che cerchiamo di leggere qualcosa che non restituisce un valore, la variabile viene definita, giustamente dentro c'è il valore none, che vuol dire niente, nada, che forse è una sorta di undefined, un null, anzi null è un valore che è nullo, none è proprio niente, non c'è niente. E quindi nel print della answer che veniva fatto se andava a buon fine avevamo quel none di troppo, ma adesso di che comunque funziona correttamente nonostante gli abbia dato dei valori, cioè un valore del genere 6 alla e alla meno 26, non so come l'abbia interpretato correttamente come intero, una roba così talmente lunga, cioè mi aspettavo un overflow o qualcosa del genere, però invece non, come si dice dalla mia parting, ha fatto una piega, non ci ha fatto una piega, e quindi è andato fino in fondo. Ok, la parte cui file l'avevamo vista, quindi vabbè, qui mi ero memorizzato il path, e quindi nella stampa andavo a memorizzare quello, non è che ci fosse di molto da fare. Built in exception, ok, le abbiamo viste, adesso il browser lo tengo lì, così se abbiamo bisogno di vedere altre cose sulla documentazione lo possiamo anche andare a fare. Che altre cose possiamo recuperare con gli errori? Ok, ti ho visto le dichiarazioni di funzione del tipo def procedura meglio none, non so se sono stato chiaro. Sì, non vorrei che c'è scritte così, adesso ci provo a scriverla così vediamo. Magari non è una lambda, è qualcosa del genere. La connessione va a singhiozzo. No, qui però drop frame non mi risulta, né? Quindi dovrebbe essere tutto a posto nel momento, come non ritorna nulla. Ah, vuol dire che è un def test, quindi c'è un parametro value. L'ho scritto così. Ma qui c'è scritto anche proprio integer così. Ah, questa roba funziona, vedi? Io non vedo perché non dovrebbe, ma... Ah, ok, ecco, c'è un... Mi sembrava un po' strano. Quel none non te lo saprei... Allora, la cosa parte, però non te lo saprei...
Visto così sembra un valore di ritorno, però non. Dovrei andare a vedere la documentazione, quindi. Non si definisce perché comunque è scripting, quindi se lo vuoi definire basta che metti un intero in una variabile, quindi non penso, non hai il check, direi, non è type safe e quindi dovrebbe essere, non dovresti mettere il nome il tipo del parametro, mi viene da dire. Vediamo qui data types, cioè volendo puoi stampare il tipo, puoi fare questa cosa qui, ma che io sappia non hai la possibilità di mettere vediamo se qui ci sono delle funzioni, se c'è scritto qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo provato noi, ma mi sembra di no. Number of arguments, args. C'è l'ordine, c'è appunto le keyword arguments, quello che diventa un dizionario. I due punti sono presenti alla fine. Sì, ci sono. No, cercavo di capire, siccome me lo accetta, quella cosa che è giunta in fondo, ma non vorrei che fosse una lambda, eh. No, perché comunque qui la lambda c'ha questo, e quindi. Non lo so. Questo lo terrò da chiedere a una persona esperta di Python. Gli chiederò cosa si intende con questo tipo di dichiarazione, perché non saprei neanche bene come cercarlo, in quanto si fa fatica anche a cercare, perché essendo dei simboli, non riesco a. Cioè, come faccio a cercare questo? Vabbè, se qualcuno lo trova. Però qui mi viene da dire, non posso scriverci. Proviamo a fare così. A meno che non sia un suggerimento del valore di ritorno. Ah, stavi seguendo un altro canale? No. Che scandalo. Aspetta, forse l'abbiamo beccato. Ok, dice che. Suggerisce che la funzione restituisce quel tipo, ma poi non sei costretto, quindi. Function annotation. Oh, abbiamo trovato la risposta. Oddio, addirittura c'è pure un numero, accetta tutto. Sdot strings. Ah, è puramente descrittivo. Ah, quindi lo posso mettere probabilmente anche. Ma non sei online ovviamente. Vabbè, si scherza. Quindi lo posso mettere anche qui. No. Non scritto così. Ok, forse ho capito. Forse ho capito. Vediamo se. La cosa che mi viene da pensare è che sia per documentazione, anche se poi non sei forzato. Da quello che leggo qui, it's a function annotation. Function annotation. È un'annotazione, cioè semplicemente sta a indicare. Addirittura, quindi addirittura ci può stare anche un valore. Quindi puoi definirlo booleano, ad esempio int uguale 1, 2, 3. No, non gli piace così.
forse sono. Quindi ti suggerisce. Azz, è scomparso. Ti suggerisce che. Non riesco a zoomarlo, però è scritto in piccolissimo. Praticamente scopo documentazione, cioè puoi metterci il tipo, puoi metterci un valore e lo stesso puoi fare indicare il tipo del valore di ritorno. Sono annotazioni che ti fanno in un certo senso documentazione. Ad esempio qui. Se mi ci fermo sopra, vediamo se mi. No, non mi dice nulla. Me lo scrive qui, me lo scrive qui, mi scrive value bool 1, 2, 3. Quindi praticamente tu suggerisci, a quanto pare, qual è il valore di ritorno e qual è l'input che ti aspetti. Perché effettivamente spesso lo vediamo anche quando chiamiamo, ecco, print, forse no, perché è la cosa più. Però. Qui ci sono ad esempio dei base uguale 10, ci sono degli esempi, vanno praticamente a formare la documentazione, quindi è un modo per sostituire docstring che si usavano probabilmente un tempo, andando in poche parole a indicare, però da quel che capisco qui ci può stare di tutto e di più, cioè proprio. E quindi dai un'idea di quali tipi che accetti, un esempio di valori e il valore di ritorno. Però alla fine poi nel linguaggio, essendo che non è in un certo senso tipizzato, puoi passare quello che vuoi. Quindi non sono coercitivi, cioè sono a puro titolo di esemplificazione e guida. Però è interessante che l'abbiano ricavato in un certo senso nel linguaggio. Come questa cosa qui che è carino perché comunque se io la dichiaro, ok, cioè, ci scrivo una roba così, se cerco di chiamare questa funzione, ok, mi scrive, diciamo, tutte le informazioni che io gli ho messo sopra, cioè il valore praticamente fa proprio da segnaposto, non è neanche il default, credo, quindi per quello ci vuole uguale. Però in questo modo gli dai un suggerimento. Infatti con l'uguale temo che tu gli dia però il default. Perché se io qui non metto nulla. Esatto, questo è il default, quindi questo non va bene. Questa è sempre la valorizzazione. Questa roba qui puoi decidere se restituirla indicando un esempio di valore di ritorno o indicando un tipo. Stessa cosa qui con i due punti. Ma l'uguale mette il valore effettivamente. Quindi infatti dicevo, l'avevo usato però già l'uguale per mettere i default, quindi quello non è un esempio. O qui lo scrivi per dare un esempio come qui sotto. Oppure metti il tipo, però o una cosa o l'altra, mi pare di capire. Solo documentazione, quindi. Beh, questa ce la potremmo anche tenere come esempio di. Com'è che le chiamate lui? Annotations. Function annotation. C'è un nome per tutto, quindi. Ancora a prendere l'acqua da bere, quindi allora, vado all'istante così torno subito. Metto la papera del debugging e torno tra un secondo. Thank you.
Rieccoci, rieccoci. Buonasera Vision, grande Vision. Buonasera, esatto. Ecco, ho riattivato il microfono giusto per... Mi hanno intimato di bere, quindi... Ci sono sempre chiesto se è educato bere in questa maniera. Tanto a collo, vabbè che ci bevo solo io, quindi... Da questa bottiglia, però, in piena cam, tracannare così con una bottiglia, da... Però ci vuole, ci vuole. Va molto meglio, bisogna dire. Allora, beh, dai, abbiamo imparato qualcosina di nuovo sulle function annotation. Fa il paio con un buon forno, esatto. Buongiorno, buonasera. È interessante, mi metterò anch'io a dirli perché ci stanno proprio bene in questo periodo. Direi che sono azzeccatissimi, mi verrebbe da dire. Vabbè, io ho il condizionatore e il ventilatore in combo, quindi al momento sto benissimo, anche se sto praticamente consumando, penso, tutte le scorte elettriche di... Meglio bicchiere con il logo di computer, quindi va anche incollato. mi dovrò fare la tazza, adesso mi farò fare la tazza con... Beh, la tazza no, qualcuna, c'ho quella del Delphi Club Italia che potrei usare. L'unica cosa è che è diventato un portapenne, quindi convertirla in qualcosa in cui si può bere diventa un po' difficile, devo trovare un'altra una tazza con... Però mi piace l'idea di farlo posticcio, magari scritto a mano, perché così è proprio della serie, siamo poveretti. Allora, altre cose che potremmo vedere. Allora. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Pa, che altro potremmo vedere? Allora, text file. Un text file. Ma di text file poi ne abbiamo già visti abbastanza. Tentativo di apertura, sì. Vabbè, non li abbiamo visti molto completi, quindi è su file un po' voluminosi, quindi effettivamente si potrebbe provare qualcosa eventualmente di questo tipo, però non saprei. Vediamo, proviamo. Allora, crea un altro file. E lo salviamo. Sempre in mezzo agli errori. Una musichetta qui. Quando vuoi fare l'accesso ai dati database, quello ce l'ho ce l'ho lì pronto. Quindi prima o poi se ne parlerà, ma per il momento. Allora, vediamo. Questo ce lo chiamiamo. Sì. Error files o files. No, abbiamo già fatto files. Ok. Files 2, ti è. C'è la possibilità di posizionare le schede tenenti con le coordinate o cancellare lo schermo. Non lo so, mi fai una buona domanda che mi andrò senz'altro a esplorare, però sarei curioso. Allora. Sono perso
faccio il file. Ok, c'era questo esempio. Allora bisognerebbe creare un file bello bello voluminoso, giusto per andare più che deve, già che scriviamo a video. Però quello a tutti gli effetti non è proprio, come dire, l'applicazione console, nel senso che quello che mi viene da dire è come dire è più un'applicazione, cioè testuale, però un'applicazione stile DOS, chiaramente a riga di comando tu scrivi di seguito, è vero, puoi riscrivere sulla stessa riga, puoi cambiare i colori, però print xy color usando i codici, cioè forse quel goto xy non si usa più neanche in Windows, cioè non si riesce più a usare anche in altri contesti, a meno di non, secondo me, prendere il controllo proprio della videata, cioè non c'è più neanche il cursore in un certo senso, mi viene da dire. Print xy color, vi scambiate il codice come fosse un mercimonio. Come fosse proprio un mercimonio della. Allora, quindi. Che facciamo? Ok, proviamo a prendere. Vado sul sito Lorem Ipsum, così provo su quello a vedere. Il mitico generatore di testi casuali, cioè magari cambiarlo al volo mentre stai scrivendo, cambiare il colore, sì, e quello c'è roba anche per Delphi, però il GoToXY mi sembra più destinato a qualcosa di lancio un programma DOS che scrive, cioè usa l'interfaccia caratteri, ma non è propriamente command line, perché tu non hai la, cioè tu imposti praticamente un modo grafico a caratteri, cioè scrivi direttamente nel video nella posizione che vuoi effettivamente, quindi non hai una riga di comando, però la mia memoria magari fa un po' cilecca. Ok, mi piglio tutta questa roba qui. Così evito di, come dire, di. Fammi fare un altro file che non è un modulo, ma è proprio solo un file di testo. E lo vado a salvare. Salvamelo come file txt. Not found, ok. Lorem ipsum txt, perfetto. Perché l'obiettivo di questo era provare a, ovviamente, aprire il file. Quindi metterci intanto file path, scriviamolo qui. Lorem ipsum txt, ok, questo è il mio file path. Provare sempre con la try, quindi fare la with open file path, ok, metterci mode uguale r e anche l'encoding, che non so se l'abbiamo già usato, as f, che mi piace usare, quindi contents uguale f read, questo legge tutto il file. Perché me lo segnali come errore? Non dovresti. Ah, perché ci manca, giustamente, e ci mancava il resto del pezzo, quindi file not found error R, e qui stampiamo
il file non esiste nel percorso file path, o il percorso è errato, che non sa mai, può anche essere questo. Else, dicevamo, l'else è quello che si fa quando va a buon fine, quindi nell'esempio di prima, questo qui c'era, stampo la risposta e fine programma, però qui, essendo un blocco, non è che possiamo, cioè, o meglio, non è che dobbiamo scriverci solo una riga, possiamo scrivercene quante vogliamo. Ad esempio, potremmo prendere il numero di parole, fare un bello split, quindi recuperiamo le parole. Word count è la lunghezza della lista di parole che abbiamo ottenute, quindi print, potremmo scrivere ad esempio il file nel percorso file path, adesso ci metto due piccetti se non si contiene, circa, perché poi mancano i caratteri, guarda solo gli spazi probabilmente, quindi word count parole. Ok, qui ci manca, scusate, ci manca l'es. Il mitico paste bin. E quindi, per cui, ok, proviamo a lanciarlo, perché ci fidiamo. Non so, però questo else comunque torna utile anche in questo caso, perché ci evita, diciamo, di fare delle uscite premature, o comunque abbiamo anche una sorta di blocco strutturato dove mettere quello che leggiamo quando va a buon fine, quindi c'è anche un suo senso. 13.899 parole, sarà vero, boh, fidiamoci. No, questo era per mettere un po' assieme un po' tutte le cose, ovvero accesso al file, modalità lettura, l'encoding, as, nome della variabile, come stessa scrittura che usiamo qui, except con errore, oppure che qui manca except generico, print il file, no, errore nell'apertura del file nel percorso file path, così. Altrimenti splittiamo, leggiamo quante parole sono e poi, in ogni caso che succeda un errore oppure no, in ogni caso abbiamo un fine programma comunque. Quindi questo fa un po' dal percorso comune, questo invece viene gestito solo se va a buon fine questa parte qui, e quindi se arriviamo ad avere in qualche modo in contents il contenuto del file, quindi questo ci sta. È un ulteriore esempio di come ovviamente, se volessimo ottimizzare tutta questa roba qui, ok, potremmo, ad esempio, potremmo dire, visto che prima abbiamo fatto una funzioncina, potremmo farla anche in questo caso, ovvero cosa potremmo fare? Potremmo dire, mettiamo che questa logica mi interessi a riutilizzarla nuovamente, potrei fare questo bel def count words
in file, che accetta come parametro, parametro file path, due punti inizia la funzione, questo lo tiro via, questo lo sposto in avanti e ho già fatto il mio count words in file. Vabbè, qui non ho bisogno di passargli necessariamente anche il nome, ma potrei anche farlo. Ho definito la mia funzione, quello che vado a fare dopo è ovviamente questa roba qui, l'effetto dovrebbe essere lo stesso, con la differenza che potrei not found 306 parole, quindi potrei, come dire, replicare a questo punto e riutilizzare questa logica per diversi tipi di file. Non che sia ottimizzatissima, però secondo me, che uso Python da poco, sembra che sia il nuovo Basic ovviamente potenziato. Ma anche il return, ah beh sì, giustamente, c'hai ragione, cioè per aver senso, è vero, dovrebbe più che mancare, dovremmo in un certo senso dire restituire questa roba qui, ok, e poi fare vabbè, giusto perché lui mette nan nan, quindi dobbiamo cambiarne in questo modo, cioè la stampa, vabbè. Inizio a usare strip per rimuovere gli spazi, mi sa che te li conta come parole. Cioè, se non metto questo split, questo dovrebbe essere il numero di caratteri, mi viene da dire, perché allora il risultato è diverso, quindi molto diverso, facciamo presto, andiamo a fare questa verifica. Allora, qui divide per parole, ci mette, cioè, vabbè, una c'è anche il punto. Se togliamo questo, vediamo cosa va a stampare. Stampa tutto. Perché mi stampa tutto? Vabbè, scusa, non sono scemo. Server return Python se l'abbia dato. Sì, sì, questo ho visto, infatti c'è un inan. Sia split che strip. Split crea una lista, sì, esatto, e questo l'ho visto. Allora, aspetta che ah, ho capito cosa intendi. Ah, ho capito cosa. Cioè, tu dici se splitto in questo modo, lui splitta ma mi mette anche gli spazi come singole parole. Non sembrerebbe, cioè fa una lista. Ok, però se noi vogliamo avere le parole dobbiamo fare split, perché se faccio strip tolgo gli spazi all'inizio e alla fine, però non interessa sapere quante sono le parole, quindi per convenzione all'incirca, perché altrimenti sì, cioè probabilmente manca. Cioè, se il file è scritto bene e dopo ogni punto c'è uno spazio,
quelle diventano parole, però. Ah, il karate, no, no. Scusate. No, stavamo. Sì, spazi li unisce. Due spazi li unisca. Vediamo. Allora, uno sicuramente, cioè, quando si fa split lo tira via e quindi se ne frega. Due spazi, bla bla bla. Aspetta, che sono però curioso. Metto verso la fine qua che c'era un arcu. Speriamo che non ce l'ho. Allora, track. Adesso non mi ricordo più dove ho messo lo spazio. Allora, abbiamo messo là alla fine tra in e arcu. No, direi che. Sì, li unisce, fa proprio. Sì, la length sulla stringa dai caratteri. E se ci numeriamo e numeriamo i caratteri, questo l'avevamo visto un'altra volta che avevamo un po', come dire, trafficato con lo split, dividendo con lo spazio. Indicativamente dividiamo le parole. È chiaro che se sono attaccato c'è qualcosa di. Infatti ho messo un circa, ma vabbè, il nostro obiettivo non era in questo caso avere un risultato preciso, però vedere sia come accede al file, sia come fare le istruzioni nel caso in cui non ci sia un errore, come far vedere l'errore specifico, generico nel caso si verifica, e trasformare poi questo in una funzione, quindi restituendo il valore e facendo in modo che, dato un percorso, noi si arrivi ad avere in questo caso il valore che stiamo cercando. Adesso togliendo quella stampa, i due valori di lunghezza. Voilà, e così diciamo che in un certo senso abbiamo visto anche questa. Oddio, non direi che non è che ci siano. Anche qui non starei a guardare una marea di altre cose, perché mi sembra poi che tutto sommato ci siamo. Mitico split, string split, si può mettere anche il separatore. Sì, questo lo davo un po' per scontato perché in tutti i linguaggi c'è anche e probabilmente anche più di uno. Aiuto. Vediamo se la nostra documentation. Searching. Alla fine è meglio questa perché vado in. Strings, vado a dire direttamente l'API sul. Escape concatenate slicing, forse qui c'è una. Ah no, qui c'è lo slicing appunto con string methods. In realtà ce ne sono poi tanti altri, zfill, translate, la title che abbiamo già usato un sacco, swap cases, split lines, quindi si può fare un ritorno a capo. Optional, specifica quanti split fare. Quindi il separatore dice quale usare, quindi ogni white space, però se gli dico una virgola, come ha fatto qui sotto, lui divide per la virgola, ok.
e max split anche di quante split fare, cioè gli posso dire, se gli dico due, nel testo di prima avevamo due parole separate e il resto veniva unito, quindi di default meno uno vuol dire splitta tutto, quindi sto chiedendo quale può essere lo scenario per dargli un max numero di split da fare, però è interessante perché comunque se uno se lo ricorda. Se non se lo ricorda, come dire, può sapere che c'è questa opzione nello split. Sì, esatto, qui, ok. Direi che quindi questo con 1 tirerà fuori Apple e poi le altre tre messe assieme, immagino. Ah, l'avevo già eseguito. Carino anche questo interprete online, quindi infatti di una la divide e l'altra le mette assieme. Ah, magari ci sono più separatori. Ci può essere magari che si usa lo stesso separatore per diversi valori mentre magari primi hanno un significato, non so, quelli che vengono dopo ne hanno un altro, che ne so. Non lo so, però interessante che si possa fare questo tipo di operazione che comunque ok, direi che a questo punto potremmo cambiare l'argomento. C'è un tipo di dato che mi sembra non abbiamo visto, che sono i set, che se non sbaglio dovrebbe essere anche qualcosa di abbastanza nuovo, che però mi ha intrigato. Quindi allora chiudiamo questa roba qui, così mi faccio un nuovo set, cioè classica logica di insiemi, quindi tra l'altro chi è collegato usa è un utente, uno sviluppatore Delphi, lo conosce benissimo perché io ho già pitonato con il dictionary. Sono potenti, no, però anche questi set mi hanno lasciato abbastanza interessato da questo punto di vista. È una sintassi simile a quella del dizionario, però non ha la forma, come ho visto, chiave valore, ma le graffe e i valori direttamente, cioè cosa vuol dire? Che non lo so, vado a definire, non lo so, dei frutti, uso le graffe. Questo normalmente penso che, com'è che si legge il tipo di una variabile in questo modo? Vediamo se scrive qualcosa. Ok, questo è un dizionario. Normalmente scriviamo chiave, due punti valore e abbiamo il dizionario, mentre questo set viene fatto con solo i valori. Ad esempio, Apple, scriviamolo in allora, mela, banana e caffè. Questa è una citazione. Mela, banana, arancia, pera, eccetera. Quindi scrivendo questa roba qui, non so se c'è un tipo assegnato, però questo è cambiato, è diventato un set. Quindi effettivamente c'è anche il tipo associato. I set non li ho ancora visti in dettaglio, ma è così. Ma in realtà sono molto molto semplici e anche molto funzionali e quindi mi sono piaciuti per quello, perché se andiamo a stampare, ok, cioè lui stampa e abbiamo visto che il tipo comunque è cambiato perché indica set. E se stampiamo quindi questi frutti, adesso mi vado a salvare lo script così. Mettiamolo lì. Facciamo il classico. Una roba così e me lo stampo.
Mi stampa mela, banana, arancia, pera. Il coach me le stampava anche in ordine diverso, perché pare che non siano in un certo senso, non è sia garantito l'ordinamento. Quindi allora aspetta che ci metto qualcosa davanti. Definizione di un set. Ok, quindi qui lo definiamo e lo stampiamo. E fin qui. Un'altra cosa che possiamo fare sui set è dire: testiamo gli elementi duplicati, ovvero mettiamo che noi recuperiamo come frutti, riutilizzo lo stesso set, quindi lo riassegno e metto mela due volte qua in mezzo, non alla fine ma tipo qui. Fammi un okay, stampami una riga vuota così abbiamo un po' di spazio. Ok, banana, mela, pera, arancia, cioè io l'ho ridefinito. Ah, adesso ho scritto prima tra l'altro banana, mela, pera, arancia, non sono in ordine, ma sì, ecco, vedi che comunque adesso ha cambiato già ordine. Poi secondo me se lo rilancio vengono ancora diversi. Ha cambiato ordine ancora, cioè l'ordine non so come internamente sarà, un qualcosa legato a, come dire, non lo so, un ordinamento interno. Il mitico Pierino, il mitico Alvaro Vitali che insegnava, non so come si chiamava l'attrice, a fare i movimenti più trash, ragazzi, non esistano, e quindi, ma sono belli per quelli. Quindi se ci finisce dentro qualche elemento che risulta essere già presente, questi non vengono, cioè sono ininfluenti. Infatti gli elementi sono sempre gli stessi. La cosa strana è sempre questo cambiare ordine quando io rilancio il programma, e quindi evidentemente nella struttura dati in cui l'interprete deve memorizzare, cioè questo è importante saperlo, non c'è un algoritmo preciso, non viene scelto un ordinamento preciso, e quindi cioè, ciò non vuol dire che non possiamo ordinarli ovviamente, però se li vogliamo ordinati dobbiamo ordinarli esplicitamente usando appunto il sorted che abbiamo già usato sulle liste, andando a ottenere quindi una lista degli elementi da set convertita in lista e poi ordinata. In questo modo riusciamo a vederla correttamente, però c'è da dire che non è neanche detto che poi interessi vederli ordinati, perché è un punto, un insieme, quindi di solito quando si fa una logica di insieme, quello che ci interessa è combinare gli insiemi, vedere quanti elementi ci sono dentro, vedere se un elemento c'è o non c'è. Non ci interessa di preciso la posizione o l'ordinamento, salvo nel caso di stampa. A quel punto l'ordinamento possiamo gestirlo in quel contesto, quindi come dire, questo non è un grosso problema. Lunghezza, numero di elementi, scusa, perché non è un array, è una lista, ma numero di elementi dell'insieme. Adesso non lo vado a definire di nuovo, ma lo otteniamo come sempre con la funzione len. Quindi len lavora su diversi quattro elementi, è giusto, perché qui ne abbiamo messi 5, di cui uno duplicato che viene ignorato, quindi rimangono 4 e il numero di elementi è giustamente 4. Quindi sto iniziando a perdere, mi sa che stavolta la mia linea che non regge. Può essere qualche temporale. No, qui al momento mi scrive dropped frames 0, quindi dovrebbe essere a posto. Di solito altre volte ne vedevo proprio dei, si scollegava proprio, quindi doveva dopo andare a recuperare di nuovo la connessione, c'è il semaforo rosso, c'era tutto, come dire, tutto bloccato. Invece adesso lo vedo abbastanza tranquillo, quindi
Infatti ci sono un po' di questi temporalini in giro che sono un po' pericolosi, ma in questo caso penso che, a meno che tutti non riscontrino lo stesso problema, mi sa che potrebbe essere un... E anche Twitch, perché mi hanno detto, prima mi hanno scritto che dicevano, volevo farti un saluto, ma non riesco a collegarmi da nessuno, e quindi... Che non è un sistema perfetto, diciamo, si dà un po' per scontato, ma non lo è sempre, quindi anche Twitch fa le sue bizze. Mezzanotte li aspettiamo, avranno le braccia aperte, basta che sia sull'acqua. Sì, esatto, che non l'altra notte che si è alzato un vento clamoroso che mi ha... Ho appena sostituito dei bidoni della differenziata con dei bidoni più leggeri, appena appena in tempo per vederli volare su tutto il balcone, quindi ho fatto proprio appena appena in tempo. Allora, altra cosa importante è che ho visto è che sui set definizione uso di valori di tipo eterogeneo, cioè cosa si intende? Ho visto che no, Fruits lo teniamo lì, quindi allora adesso lo stampo, così lo stampo assieme al resto per vedere le differenze. Questi li definisco in linea, quindi metto frutti, numeri. Come numeri ci metto 1,3,8, 9, quindi e anche qui provo a metterci anche un qualche duplicato giusto per altra cosa i booleani, quindi possiamo mettere dentro, vabbè, qui in realtà il nostro insieme avrà diversi valori, ma il duplicato, cioè quando siamo a due abbiamo già esaurito. Però possiamo farne anche mixed, ovvero misti, chiamiamoli così, cioè buttare dentro ad esempio una stringa ABC 1, 2, 3, true, un booleano, poi che potremmo, none, forse dovrebbe andarci anche lui. E poi, anzi, proviamo anche questa. Che ovviamente deve entrare perché non è la stessa cosa di questo, quindi mi aspetto di trovarla. Se noi andiamo a vederci qui giù cosa viene stampato, quindi facciamo un po' di spazio. Pera, mela, banana, arancia, ok, siamo sempre i soliti 4. 0, 1, 3, 8, 9, quindi 0 c'è, 1, 3, 8-9, quindi il duplicato non l'ha messo. Il booleano ha messo true, false e true, perché giustamente gli altri sono tutti doppi, come vediamo qui. Nei misti ha messo true, ha messo ABC, ha messo none, ha messo 123, ma anche il 123 in formato stringa, perché non è uguale a questo, ma è di un altro tipo. Quindi niente, questo solo per dire che volendo possiamo metterci dentro vari tipi di dati, anche di tipi diversi, e lui li tollera. Ovviamente nel momento in cui mettiamo un valore, oddio, che è successo? Un altro desktop. Ovviamente il valore che vediamo è un come definire, cioè l'eventuale doppio lo riconosciamo perché viene comparato anche in base al tipo di dato, cioè se io metto dentro adesso un 1, 2, 3 è duplicato, se è una stringa o se è un numero risulterà duplicato, perché se c'è un valore uguale ma anche dello stesso tipo, quel valore è duplicato, ma questo è per dimostrare che c'è ovviamente anche il controllo sul tipo, altrimenti non avremmo possibilità di metterli all'interno. Io vedo che si è scatenato il meteo. Ci scoppia del caldo, sta piovendo con un forte vento.
Sabato mattina forse devo fare una capatina a Milano, spero che ci sia un tempo decente, anche perché sono invitato in una sorta di radio a fare un'intervista, anche se ancora non ho visto qualche filmato di persone sì, che si presentano, che dicono quello che fanno e quindi non ho ben idea ancora di come funzioni la cosa, però nel caso farò sapere qualche dettaglio, ma non... Quindi, ok, abbiamo fatto queste cose. Di contro bisogna, sì, bisogna gestire bene il tipo di dato, ovviamente, perché se prendiamo un input e vogliamo salvare i valori inseriti dall'utente senza duplicati e li vogliamo interi, se non li convertiamo tutti, però c'è da dire che in un caso o li convertiamo on demand oppure... Mancava il milanese. Erano tutti in vacanza, beati loro. Quindi anche qui il traffico, ma qui no, di gente ce n'è soprattutto quando c'è bisogno di andare a fare spesa. Oh, ciao Christian, mitico Christian Varisco. Allora, Christian Varisco ci vuole. Ma in realtà anche Vision stream, giusto? Mi dimentico sempre. Adesso provo a fare un shoutout. Se non streama, tanto niente. Piuttosto rischio. Allora, dicevo, faccio uno shoutout se riesco a Christian, che lui so che streama perché martedì mi sono perso. C'è Radio Sabbia. Radio Sabbia è bellissima. Però è bellissima Radio Sabbia. Radio Sabbia Rovente, solo musica. La musica che ti infuoca, no? Cos'è? E quindi, no, dicevo, faccio uno shoutout a Christian perché martedì ha fatto la live su Svelte, mi ricordo male. Mi è venuto View, ma quella è quella che vorrei fare io, che è un framework che vorrei studiare e che non ho potuto seguire perché martedì di solito sono richiesto dalla mamma e quindi purtroppo non sono ancora attrezzato, ho cambiato PC 2 giorni. Però di Vision tu comunque facevi streaming prima net di, secondo me sì, perché mi sembra di ricordare. E quindi, come dire, si ampliano le schiere di sviluppatori su Twitch. Io prima o poi penso che soppianteremo i gamer e quindi. No, ma ci credevo, è Maurizio che esisteva, quindi. Beh, quando sono lì in ferie vado a fare un salto, vado a Radio Sabbia a fare un saluto. Dedico una canzone al mio amico Maurizio, come noi poveri sviluppatori di oggi, come si dice. E quindi dicevo, Christian porta del Svelte.js, quindi front-end. E io l'ho visto un po' dal sito ufficiale un po' di tempo fa e quindi era interessante perché mi sembrava un buon mix, molto pragmatico ma anche molto funzionale, si scriveva poco e comunque sono molto interessanti perché sì, Twitch è decisamente la nuova TV, ma a parte tutto è vero, cioè nel senso che io non guardo più televisione ma non peraltro, anche per informarmi anche su altre cose che può essere argomenti spinosi tipo la politica, piuttosto guardo un'intervista qui, ma non guardo 2 ore e mezza di show con pubblicità, non perché mi rompa la pubblicità, ma cioè sì, un po' rompe, però con un conduttore che esplicitamente ti dice un talk show e quindi c'è la parte di show, gente che si insulta, che cioè, deve discutere di qualcosa e non ha il tempo in 5 minuti di poter argomentare o viene interrotta nel dire delle cose che poi alla fine sono interessanti perché dietro c'è un po' di tutto, che si parli di questioni scientifiche, politiche, tecniche, c'è un sacco di roba curiosa, mentre qui ci sono, come dire, cioè Twitch l'ho trovato interessante da subito, anche se ogni tanto lo racconto che è iniziato io a streamare perché seguivo altri streamer come ad esempio
c'è Fabio Biondi, c'è Emanuele Bertolesi, ho detto, è una buona opportunità perché comunque riesci a fare qualcosa comunque dal vivo che ti appassiona e qualcuno che è interessato all'argomento può seguire, quindi come dire, un po' ti intrattieni rimanendo comunque sempre encoding overloaded. Ah, ho visto un warning, forse potrebbe esserci il fatto che ho usato una risoluzione un po' alta, che ci sia l'encoder che faccia un po' fatica, quando se vedete qualcosa che scatta. No, però ci ho trovato subito un sacco di persone che comunque si sono create un canale, una community nutrita, qualunque cosa facciano, cioè comunque bella gente. Il primo che insulta o che fa cose un po' viene calciato direttamente fuori, quindi tendenzialmente ci sono, come dire, ambienti accoglienti per qualunque tipo di argomento verso qualunque tipo di persona, quindi no discriminazioni, no razzismo, no cose che invece negli altri social network purtroppo, cioè anche Facebook è uno sfogatoio, Twitter è diventato ormai come dire, la produzione in serie di ironia in 160 caratteri o poco più, perché ne hanno aumentati. LinkedIn a momenti diventa come Facebook, o comunque si fa un po' fatica anche lì a volte a discutere, cioè, nonostante la gente ci metta il nome, cognome, la faccia, a volte va bene esprimere un parere, ma vedi della roba che io non scriverei, cioè uno sconosciuto, non lo insulterei mai in un certo modo, e quindi. E questo invece mi è sembrato molto, sicuramente a molti avrà fatto compagnia nel momento della pandemia, eccetera, sia crearsi una community sia entrare a far parte di qualche community esistente. Poi ogni tanto mi guardo anche qualcuno che gioca, mi guardo qualcuno che parla di psicologia, di esperienze, cioè alla fine ci devi passare molto tempo, quindi se hai molti interessi, però sicuramente come contenitore, essendo anche, come dire, molto diretto, cioè se uno dice una o più, perché una può scappare a tutti, ma diverse minchiate o diventi inaffidabile, perde di diritto, cioè perde in automatico i suoi ascoltatori, quindi, come dire, uno ci mette la faccia e deve essere in un certo senso onesto, quantomeno, anche perché altrimenti, cioè non è che invece in altri contesti, in un contesto di tipo televisivo, basta che vai a lubrificare le ruote giuste e magari in certi casi hai sia soldi che non. No, e quindi sono convinto che questa diventerà o la TV del futuro, comunque. Infatti a volte non sembra un complimento, ma a volte gente dico, potresti, a qualcuno dico, potresti tranquillamente andare in TV, poi dico, no, diciamo che è meglio, la TV può venire da te perché sei meglio della televisione in certi casi. Adesso qui ovviamente l'argomento è molto settoriale e il canale è stramodesto, quindi non siamo nello stesso, però anche chi fa intrattenimento riconosco che ha, pur essendo cose un becco Radio Sabbia, dopo mi vado ad ascoltare Radio Sabbia perché mi hai troppo incuriosito appunto. Deve essere molto asciutta comunque come, però vabbè, a parte le battutacce, torniamo al nostro Python, così ci finiamo di esplorare quantomeno i set in ogni caso. L'ultima cosa che volevo vedere era la questione che a volte, come dire, non si parte con i set, non si è in set neanche in hot, neanche in, no, vabbè, a parte le battute. Magari ad esempio abbiamo un input dell'utente, dobbiamo aggiungere qualcosa che proviene dall'input, o comunque magari abbiamo una funzione che ci ha dato una lista, vogliamo trattarla come un set, come possiamo fare? Da qualsiasi, come dire, tipo di struttura abbiamo una funzione per andare a creare direttamente un set, quindi possiamo usare praticamente il costruttore, quindi costruire un set. In che senso? Nel senso che noi abbiamo, faccio così perché faccio prima,
qui c'era anche duplicato, no? Sì. Ok, qui abbiamo i valori, quindi se vado a stampare, questa ovviamente è una lista. Ok, usando questo operatore, spero di non aver sbagliato. Sono 45 anni che trasmette, c'è Enrico il pazzo. Enrico il pazzo. DJ della Riviera, zoccoli, capelli e canottiera. Oddio mio, bellissimo. C'è anche l'app. A questo punto vedo poco. Dovrò andare a trovare quando. Aiuto, cosa succede? Andrò ad andare a pescare prima o poi quando. Allora, che dicevamo? Sì, ok, c'è questa cosa qui. Ovviamente, se noi la stampiamo. La stampiamo, come la stampiamo? Questa è la lista, quindi qui otteniamo la lista e questo è il set. Ok, vediamo se è vero, andiamo a vedere. Quindi la lista è questa, quindi la lista in questo caso rispetta il nostro ordine. Mela, arancia, pera e c'è anche un duplicato perché la lista ovviamente non ha un. La stampiamo e questo è l'output. Se noi la trasformiamo in un set e la andiamo a stampare, lo vediamo espresso nella sua sintassi simil dizionario, però vediamo che a parte l'ordinamento, che ovviamente è sempre diverso, come dire, il duplicato si è perso, quindi lui ha fatto sia la conversione, ma ovviamente il duplicato è andato a morire. Ovviamente ciò vale anche per, come dire, per una tupla, cioè potremmo scrivere tupla uguale, quindi sapete, l'insieme di valori che non sono modificabili singolarmente, quindi potremmo scriverla così. Ok, se noi andiamo a stamparla, tupla. E dopodiché facciamo un print del set, lo faccio al volo così. Ovviamente potevo fare lo stesso anche qui, così mi tenevo l'originale, però vabbè, non è importante, tanto è una cosa abbastanza elementare. Quindi vedete che nel set, nella tupla ci sono tutti e tre i valori, ovviamente. Nel set ognuno viene preso, viene inserito nell'insieme, ma il duplicato viene chiaramente eliminato. Quindi se ci mettiamo anche questo, perché ci può anche stare, quello invece mi aspetto venga mantenuto perché non è già presente in quanto quello presente è di tipo diverso, quindi i due elementi già sono diversi, come dire, a prescindere, quindi questo è un po' il funzionamento ed è carino, cioè interessante comunque questa struttura dati, soprattutto per quello che poi ci consente di fare, ovvero attivando un altro esempio, giusto per scrivere un pochino di codice, facciamoci un po' di operazioni sopra, chiamiamolo operation. Potremmo dire, ok, aspetta che mi. Allora mi faccio di nuovo l'insieme, così abbiamo mela, pera, banana, arancia, basta. Questo è quello. Potevo anche copiarlo e incollarlo, che facevo prima. Possiamo accedere, accesso a elementi dell'insieme, cioè se li vogliamo leggere li possiamo anche enumerare come, ovviamente con la solita sintassi for. Questo è qualcosa di enumerabile, qui di volta in volta prende il singolo valore e quindi possiamo andarlo a stampare, quindi stampare uno dopo l'altro tutti i, come dire, gli elementi dell'insieme. Adesso qui lascio una riga vuota. Vedete che adesso tra l'altro vengono in quest'ordine, probabilmente se rilancio che l'ordine magari cambia, esatto, e ovviamente duplicati non ce ne sono,
non vado a rifarlo perché comunque sappiamo già, l'abbiamo già visto che vengono esclusi e quindi non ci sono, non dobbiamo testarlo appositamente, quello no. Altra cosa da testare è sapere se un elemento, quindi entriamo nella logica degli insiemi, sapere verificare presenza di un elemento, presenza intesa come se c'è, ma anche se non c'è. Quindi print, ad esempio, cerchiamo banana in fruits. Quindi con questa sintassi, elemento valore in set, io riesco a capire se banana in fruits e poi cerchiamo pera, pera in fruits, lascio uno spazietto alla fine, lo lancio, quindi fa tutto quello che ha fatto prima. Banana true, pera true, anche stupido, questo vabbè, kiwi, così volevo fare un test di qualcosa ovviamente assente. Ok, false true, per negare dovrebbe forse essere sufficiente questo, vediamo, uso lo stesso valore quindi lo impariamo subito, pera true, pera false, quindi potete sapere se un elemento c'è o non c'è, è più leggibile di così, come dire, si muore, c'è cioè una sintassi più ovviamente come qualunque insieme, quindi siamo partiti che avevamo dei dati, possiamo verificare se c'è un elemento, ma possiamo anche aggiungere un nuovo elemento o diciamo aggiungere un elemento in generale, perché come dire, partiamo con ad esempio il prima, estrampiamo il nostro set e nel dopo lo ristampiamo di nuovo e nel mezzo che lo facciamo? Facciamo fruits add fragola. Ok. Quindi se lanciamo questa roba andiamo a vedere come viene dopo. A parte l'aver completamente cambiato l'ordinamento, ma su questo, ripeto, non si fa affidamento se lo vogliamo fare, ad esempio qui nella stampa, mettiamo un bel, usiamo la funzione sorted e abbiamo già l'elenco forzato all'inizio con ABMP e quello verrà sempre, come dire, quindi ci mettiamo anche e ordinamento. Così verrà sempre fuori nello stesso ordine e su questo siamo, come dire, abbastanza tranquilli. Se proviamo ad aggiungere ovviamente un elemento che c'è già, tipo pera o arancia, che c'è già, no? All'inizio sì. Faccio così. Allora, dopo e dopo. Dopo uno, dopo due. E lo vado a eseguire, mi trovo che dopo il primo ho l'elemento, dopo il secondo non è stato aggiunto nulla perché sto inserendo un elemento che in realtà è duplicato, ovvero già ce l'ho. Quindi in funziona con un sacco di roba e funziona anche bene, quindi è abbastanza efficace. Quindi già si inizia un po' a usare le funzioni tipiche di un insieme. Un'altra cosa che possiamo fare è aggiungere più elementi alla volta, quindi ovvero unire un insieme, aggiungere più elementi, poi vediamo se, ovvero cosa andiamo a fare? Andiamo a fare tropical fruits, chiamiamolo così, frutti tropicali. E ci mettiamo, ma che stringa, ci mettiamo mango, papaya, così, non so se sono tropicali in realtà, ma cosa possiamo fare? Quindi possiamo
usare il nostro fruits invece che add, abbiamo un update. L'update cosa fa? Va ad aggiornare l'insieme con gli elementi che gli passiamo come parametro. Quindi se qui mi stampo un prima, ok, qui metto questo come riferimento, stampo i frutti, faccio l'update e vado a stampare un dopo, vediamo cosa ci salta fuori. Quindi abbiamo un prima con gli elementi già noti, vediamo che questo è un set con questi due e poi vediamo il set integrato in mezzo un po' dove capita con gli altri elementi che si è andato ad aggiungere. Ovviamente qualsiasi duplicato alla prossima. Ciao Cristian, grazie del passaggio, poi spero di riuscire a seguire una live prima o poi, di beccarla, ma anche per un saluto eventualmente passerò senz'altro. Grazie mille e buon streaming quando vai in live. Il jackfruit, buonissimo, no, non l'ho mai sentito nominare. Conosco quello che non mi ricordo come si chiama, che puzza, quello puzzone che si vede in tanti filmati YouTube. Allora, quindi ovviamente se qui mettiamo dei duplicati vengono esclusi, se facciamo un update con un insieme che contiene valori che ci sono già, anche quelli verranno esclusi, quindi la logica dell'insieme viene come dire mantenuta anche in questi casi. Altre rubine che potremmo vedere, lì ho usato ovviamente una variabile d'appoggio, ma nulla vieta di scrivere qualcosa del tipo update e metterci qui gli elementi direttamente, quindi un insieme, ma in realtà funziona anche con una lista, tipo prendo il cocco, non so se è il, non so se sono tropicali, vabbè questi non devono essere effettivamente tropicali, ma il cocco è un frutto, sì, si potrebbe considerare un frutto, e metto qui un dopo. Questa è ovviamente una lista, quindi ogni update vuol dire ti do una struttura dati da cui tu prendi i tuoi elementi e li aggiungi al tuo insieme, ovviamente se non ci sono già. Quindi con l'update possiamo passargli una variabile che punta un set, una lista, quello che vogliamo. E lui cerca ovviamente di tirarsi fuori la roba e andare ad incrementare. Ovviamente possiamo togliere elementi. Eliminazione di elementi, facciamo rimozione così è più facile da leggere. Mi metto uno spazio vuoto e qui ci scrivo come potremmo fare ad esempio fruits discard. Con discard gli diamo un valore da togliere, tipo la mela. La cosa interessante è che si potrebbe usare anche pop come dire con la struttura lista, però bisogna stare attenti che questo pop ci darebbe l'ultimo elemento tipo stack, solo che qui non riusciamo a sapere qual è l'ultimo elemento perché avete visto che dentro un set cambia in ordine in continuazione. Però la cosa interessante è che non sapendo quell'ultimo elemento, col pop possiamo estrarre l'ultimo elemento di qualcosa ordinato a caso, quindi potrebbe essere utile per tirare fuori un elemento a caso, senza, come dire, quindi un random fruit to discard, cioè come scartare un elemento a caso, mi verrebbe da dire. Vabbè, non ce lo scrivo, ma mi sono dimenticato di stampare. Allora, prima discard mela, poi c'è il dopo discard, ok, poi c'è random fruit, quindi qui abbiamo quella istruzione e ci mettiamo dopo pop,
Un'altra cosa interessante è che noi possiamo anche fare un discard di un diciamo un frutto, il ciocabec, che dalle parti emiliane, forse anche romagnole, è un frutto molto dolce, puramente inventato, che si diceva ai bambini che ci sarebbe dato se facevano a modo, ma non è mai esistito. Almeno mi sembra che la storia sia questa. Non è solo un albero di zucchero. Quindi qui cosa succede? Che questo elemento non esiste e quindi ci potremmo aspettare un errore. In realtà dovrebbe proseguire tranquillo, cioè se gli chiediamo di scartare un elemento che non c'è, in realtà non fa nulla, non dà errore, ma non va a cambiare nulla. Diamo un'occhiata a quello che salta fuori. Quindi prima c'è pera, papà, abbiamo integrato l'insieme con tutta questa roba. Facendo un discard di mela, la mela è scomparsa. Sì, ci sta. Io farei anche una cosa del genere, quindi len fruits, che così controlliamo anche, come dire, la lunghezza dell'insieme e abbiamo un aiuto in più. Quindi la mela è scomparsa, abbiamo 9 elementi, adesso ne abbiamo 8. Facendo un pop è scomparso anche il settimo, però volevo stampare anche questo. Cioè il random, quello che abbiamo estratto per sapere che cosa non c'è più. Quindi random fruit pera, quindi dopo il pop sono diventati 7 perché è sparita la pera, giusto? È vero. Quindi se io lo rilancio probabilmente otteniamo un altro risultato, quindi ogni volta andiamo, qui c'è ancora la pera. Non è detto, ma a quanto pare tira fuori sempre lo stesso. Probabilmente arriviamo. No, adesso è andato al cocco. Quindi sembrava che avesse preso un giro che fosse sempre uguale, ma in realtà alla fine il ciocabec. Sì, almeno mi sembra che questa sia la storia. Un nome dialettale di un dolce inesistente. Quindi è anche un album di zucchero, tra l'altro, penso che lo riprenda perché zucchero è di. Le mie parti di Correggio della Bassa, mi sembra. E no, Ligabue di Correggio Zucchero di Reggio e di. Mi solverrà. Ok, quindi abbiamo visto un altro po' di operazioni, cioè sono abbastanza flessibili. Ovviamente possiamo anche, come dire, svuotare l'insieme, ok, cioè bel clear. Quindi facciamo prima e dopo il clear e ci accorgeremo che non c'è più nulla, quindi togliamo. Prima set arancia, dopo c'è praticamente diciamo, il costruttore del set, cioè è un set vuoto, è quello che creeremmo invocando la funzione set passando nessun elemento, quindi e ci sono dentro 0 elementi. Quindi eliminiamo tutti gli elementi, non solo la forfora, ma anche con clear. Allora, Reggio Emilia, se mi confondevo con Ligabue che invece di Adelmo Fornaciari, esattamente. Infatti nella canzone mi sembra Diamante si sente alla fine una voce di donna stile madre che dice Adelmo, vieni a casa. Che un tempo i contadini quando andavano era pronto il desco, le contadine, le mogli uscivano sull'uscio e iniziavano a urlare.
anche a casa mia succedeva, i miei nonni facevano così. Mio nonno si chiamava Giuseppe e mia nonna, quando lo chiamava che era pronto a mangiare, lui era in fondo alla vigna, gli diceva: Pipì, vieni qua. Mi sono aperto un ricordo che non, a cui non pensavo, penso, da 40 anni. Poveri nonni, quindi. Ok. La nonna, forse la nonna o la madre, più facile la nonna effettivamente, perché lui comunque come età. Questo è l'ultimo elemento più vale, non so che non serve ne estrae uno a caso. Esatto, è quello che dicevo prima. Cioè funziona estrae l'ultimo, però non è che non si possa usare. Può essere utile perché se voglio estrarre qualcosa a caso, sapendo che quell'ordine cambia, potrei dire faccio un pop e sono. Cioè non è che bisogna di scomodare random, perché ovunque peschi, pesco a caso, in quanto l'ordine è. A meno che non lo vada a ordinare dentro una lista, non lo trasferisca in qualcosa. A dirmi il mio terzo nome. Ma come quanti? Maurizio, quindi Maurizio, Marco, Adelmo, Delmagno. È bello però perché viene MMADM. Ora non si fa più, io non penso di avere, no, dalle mie parti non si è mai usato, mi pare. Allora, ok, quindi fin qui ci siamo. Altre cose che potremmo fare, allora, la cosa che ci rimane da fare sono, come dire, un po' di unioni, intersezioni, quindi le operazioni che più ci aspetteremmo da un insieme, molto, adesso le mettiamo giù molto, joins, non so neanche se potremmo definirle join, ma senz'altro qualcosa di simile. Allora mi copio questa così faccio molto prima. Dov'è che c'erano quelli tropicali? Allora qui li abbiamo creati. Ah, qua. Non so poi in realtà se sono così tropicali, ma questo lo chiamo All Fruits, così tutti i frutti. Tutti i frutti, All Lula. Anzi, no, scusa. Basic Fruits, Tropical Fruits. Adesso faccio l'All Fruits. Che ottengo facendo questo Union Tropical Fruits, che poi mi viene da dire, e poi lo andiamo a stampare. Qui scriviamo unione di più insiemi. Mi viene da dire che non è che sia poi così difforme dal fare una update, però c'è una differenza che in questo caso la union ti dà come ritorno l'insieme con tutti e due, mentre l'update lo va a aggiornare direttamente. Cioè se noi facciamo un update, ci aggiungiamo quegli elementi, quindi vediamo cosa salta fuori. Facciamo ognuno di più insieme: mango, pera, arancia, mela, banana, papaya, ne messi ovviamente assieme. Quindi ha fatto correttamente la union dei due. Abroni mi ha detto che. Scusate, ho perso qualche messaggio in chat. Anch'io tenore Muzio, Maria. Allora sono l'unico che sono escluso. A questo punto mi sento escluso, com'è? Sembra la Spagna. Ok. Grazie Maurizio della presenza, sempre gradita. Poi quando vogliamo fare un'altra live da 4 ore su qualcosa, la organizziamo. Se è una notte in cui. Esatto, mica sono come certa brutta gente che fa dirette fino a luna di notte. Esatto. Ne organizzeremo un'altra quanto prima, fine delle vacanze, su qualcos'altro. Ma prima o poi troverà un altro pretesto per fare una live congiunta, perché.
È divertente, passa molto come dire, tempo e così mentre ci si diverte, quindi buonanotte alla prossima. Allora, quindi andiamo avanti. Ok, la cosa che mi interessa di più è l'intersezione, quindi mi scrivo intersezione tra insiemi, cioè capire quali elementi dell'uno sono presenti anche nell'altro, quindi shared fruits, potrei chiamarlo così. Prendiamo all fruits, facciamoci un subset fruits oppure my fruits, facciamo un insieme, ci mettiamo, boh, cosa ci mettiamo? Pera e banana, e ci mettiamo però anche cocco, e poi ci mettiamo limone che là non c'è. Quindi due in comune con l'altro e due nuovi. Quindi allfruits.intersection è un metodo, ok, che dato un insieme ci dà l'intersezione. Quindi se noi, ok, allfruits sappiamo com'è, l'abbiamo stampato prima, se andiamo a prendere l'intersezione dovremmo trovarci, vediamo cosa ci troviamo, vediamo se è giusto, banana e pera, cioè lui ha preso pera, banana, cocco, limone, mela, pera, banana, arancia, mango, papaya, ha preso i due elementi, quindi la parte degli insiemi, se uno pensa al diagramma di Venn, degli insiemi che sono la parte che è in comune, quindi la parte centrale colorata con l'intersezione degli insiemi. L'intersezione probabilmente, cioè queste sono le cose interessanti perché appunto si fa l'aritmetica degli insiemi, giustamente ci sta. In realtà ci sono più di un modo. Allora stampiamo un po' di cose, così ce le abbiamo ben evidenti. Questo è uno dei modi, ma c'è anche un altro modo, perché l'intersection cosa fa? Ti restituisce l'intersezione. Però, e quindi se noi andiamo a, se usiamo quel metodo, intersection, otteniamo come valore di ritorno l'insieme che rappresenta l'intersezione. Quindi fin qui direi che non ci siamo. Un altro modo di farlo è, come dire, andare su all fruits, quindi all fruits rimane, come dire, intoccato, cioè questo rimane intoccato, questo rimane intoccato, questo è un nuovo insieme creato dall'intersezione dei due. Se vogliamo invece dire parto da all fruits e faccio l'intersezione con un altro insieme, cioè vuol dire prendo questo, faccio l'intersezione e lo interseco con un altro e aggiorno però quello originale. Posso scrivere intersection underscore update my fruits. Quindi se io qui stampo share fruit, stampo di nuovo my fruits e lo stampo di nuovo dopo, quindi qui abbiamo before e poi after. Vediamo cosa mi va ad accadere. Mi va ad accadere questo. Qui abbiamo i miei frutti, qui abbiamo lo shared. Quindi my fruit before, cocco, pera, banana, limone. Share fruits, ok, ha fatto l'intersezione. My fruit after non ha fatto nulla. Aspetta, non è che ho cambiato qualcosa. No, scusate, volevo stampare questo. Ho sbagliato a stampare. No, questo va bene. Non volevo, cioè questo rimane, è l'unico che non viene toccato, quindi non è questo quello da stampare. Cioè volevo stampare all fruits before, quindi ho trovato praticamente l'intersezione tra all fruits, che è questo, e my fruits, che è lo shared fruits, abbiamo visto. Quindi
Nel momento in cui faccio intersection, share fruits mi dà l'intersezione, ma all fruits non rimane intoccato, perché se vado qui e vedo all fruits before, trovo di nuovo quello che avevamo all'inizio, quindi non è neanche stato proprio toccato. Se faccio intersection update, trovo banana pera, cioè intersection fa l'intersezione, mi dà il valore di ritorno. All fruit intersection update aggiorna praticamente l'insieme originale. Queste sono le come dire, la differenza tra i due metodi, che è abbastanza intuibile dalla presenza o meno del suffisso update, che fa questo tipo di giochino. Sarebbe utile per confrontare a livello di nomi uguali due directory? Sì, anche mettendo tutti i percorsi, includendo tutto il percorso, sicuramente ogni percorso uguale, cioè andrebbero trasformati togliendo magari la parte diversa e avere solo quello relativo, e in questo modo quello ti darebbe tutti gli elementi che sono uguali, quindi ti darebbe lo stesso set, lo stesso numero di elementi. Però ecco, per quel tipo di esigenza in realtà ci sarebbe meglio il confronto simmetrico, o cioè si chiama la differenza, cioè trovare invece quelli che non sono negli insiemi. Ovvero, cosa succede? Che Magic Fruit, Tropical Fruits, torniamo a ripristinare, facciamo in questo caso differenze tra insiemi, non saprei come dirlo, ma e stampiamo tutti i nostri frutti a disposizione. Se faccio questa roba qui, ok, li ottengo più o meno di nuovo tutti. Potremmo fare allora questa cosa qui, allora stampo i frutti prima e my fruit, che dovrebbero essere invariati: pera, limone, banana, cocco, arancia. Ok, vediamo cosa succede ad esempio se noi facciamo un missing fruits, all fruits punto, e ci mettiamo symmetric, ha un nome un po' bruttarello, symmetric difference my fruits, print, andiamo a stampare qualcosina, vediamo un po' cosa ci salta fuori, lascio anche uno spazietto. Lui va a stampare cocco, arancia, mango, mela, limone, papaya. Dunque, cosa è escluso? Pera, la pera, quindi cioè mi è andato a togliere gli elementi che non sono in entrambi gli insiemi. Anche banana lo deve aver tolto. Esatto, cioè prima mi diceva, esatto, esattamente il contrario dell'operazione di prima. Cioè prima, se faccio un'intersezione, mi trova pera banana, in questo caso mi dà praticamente non sono i missing, vabbè, non saprei come definirli, però sono l'insieme degli elementi del primo insieme e del secondo, escludendo quelli che sono in comune. Quindi è un po' il diff, cioè prendiamo l'uno e l'altro, prendiamo due insiemi, tutto ciò che non è nell'intersezione crea un insieme unico praticamente. Adesso spero di non, cioè se noi facciamo, non è un disegno sconcio, quindi l'intersezione è quella parte qui centrale, noi invece abbiamo ottenuto questa parte qui di questo, questa no e questa qui, cioè da due insieme abbiamo preso tutti gli elementi fuorché quelli che stanno in mezzo. Questo è l'intersect
update, e questo è la symmetric difference. Devo pensare a una possibile applicazione, però mi sembra comunque interessante come... Ovviamente adesso non la sto a fare, ma la stessa operazione la potremmo ottenere facendo symmetric difference underscore update my fruits. È lo stesso metodo, solo che invece di dare quel valore, cioè quell'insieme di elementi che abbiamo visto prima, che ho disegnato, aggiorna direttamente l'insieme di partenza. Quindi questo prende tutti gli elementi che sono qui, tranne quelli in comune con questo insieme, più gli elementi di questo insieme. Questo più questo, tranne la parte centrale, quindi, che comunque è interessante. Ovviamente manca la cosa più banale, cioè i confronti, quindi dire confronti tra insiemi. Quindi possiamo, ad esempio, questo non l'ho eseguito, quindi dovrebbe essere esattamente come prima anche questo. Quindi ad esempio andiamo a fare una cosa, vediamo se un sovrainsieme, un super insieme, io poi definisco, lo li chiamo poi super set. All fruits ad esempio is super set di my fruits. Direi di no, direi proprio di no, però è un super set di tropical e di basic, quindi se vedo tropical fruits, ok, stampiamoli un po' meglio, lascio anche un valore di ritorno, tiè, false true, ok, false è giusto perché qui non ci sono elementi che qui non ci sono e quindi non può essere un sotto insieme, perché l'abbiamo anche disegnato prima, abbiamo visto che è diverso. Mentre questo è l'unione di tropical fruit e di basic fruits, quindi entrambe queste condizioni devono essere ovviamente vere, perché altrimenti ho perso qualche pere banana. Stampi elementi non in comune, esatto. Grazie per la sintesi. Effettivamente bastava dire quello, lo leggevo prima. Penso di aver usato, non lo so, di averlo detto in tutte le maniere, tranne appunto gli elementi che non sono in comune. Non è che ci voleva poi tanto dirlo. La sequenza con cui si inserisce elementi nuovi insieme è casuale, sì, anche quello vale lo stesso discorso. Cioè, netto di come si inserisce, quando tu te lo leggi il set non hai, puoi mai determinare com'è, come dire, adesso comincio a capire perché Python ha superato il C++, il C. In realtà poi è una cosa di questi anni, ma in realtà credo che il grosso volano sia stato un po' la questione di smacchinare con machine learning e cose di questo tipo, dove un linguaggio particolarmente fluido ti dà una mano in più rispetto a un linguaggio rigido. Quindi, come ad esempio le web application ha riportato in auge una bestia come JavaScript, che è un linguaggio pieno di particolarità, anche Python ha subito questo tipo di rilancio, pur essendo, come dire, perché è chiaro che machine learning, magari si usa il cloud, hai a che fare con architetture esterne, con diversi sistemi operativi che ti richiedono un po' di cross platform, la possibilità di scriptare, cioè ci sono un po' di tutta una serie di caratteristiche dove poi, che io sappia, Python o anche altri linguaggi tipo R sono, io chiamerei R, sono, come dire, a volte usati anche da chi non fa lo sviluppatore, ma
si intende magari di big data o di strutture dati particolarmente voluminose, quindi si diverte magari a fare, come dire, a manipolarli scrivendo il minimo indispensabile per ottenere quello che vuole sapere, usando la libreria che preferisce, e tutto il resto non interessa. Cioè, una volta che hai il dato, basta, cioè quello lo tieni lì, è la tua strumentazione, ma non è un software da dare a terzi, fare il deploy e tutto il resto. E poi diciamo che un po' la flessibilità delle architetture attuali, complice anche un po' il cloud, sicuramente favorisce il fatto di usare magari qualcosa di interpretato che prima poteva essere un po' eccessivamente legato. Ecco che è arrivato lo scavatore dei pacchi di Amazon. Ehi! Cioè, si fa un rumore. Basta! Mao, Mao, Mao Zedong. E quindi è chiaro che, come dire, con nuove CPU, nuove opportunità, alcuni linguaggi vivono un po' una seconda giovinezza. Quello ci sta come. Dunque, qui cosa manca? Superset, ovviamente c'è anche il subset, cioè se è un sottoinsieme di. Quindi se invertiamo gli esempi, potremmo dire ad esempio qui che questi due. Ma mettiamoci anche questo. Ok, facciamo una cosa del genere. Subset. Vado a invertire un attimo le cose, ma giusto perché così abbiamo l'operazione inversa se ci dà gli stessi risultati. Vuoi una mano a scavare? Iemi. Il gatto stray, il gatto stracco. Tra un po' lo pelo. Is subset, che ovviamente è un sottoinsieme di, quindi se proviamo i più piccoli otteniamo lo stesso. Non so se si sente in live questo rumore, questo scartabellare nel cartone. Abbiamo gli stessi risultati perché ho invertito i due insiemi e sto facendo la domanda opposta, quindi sono altre cose, no? Più o meno abbiamo visto un elemento se c'è o se non c'è, se è un superset, se è un subset, ovviamente è il negato, presto detto, ci mettiamo un not davanti, siamo già a posto. Abbiamo preso l'unione degli insiemi, l'intersezione, la differenza, cioè più di così direi che sugli insiemi non si può fare, però funzionano discretamente bene comunque. Sì, no, ma il gioco ce l'ho presente perché l'ho visto, c'è anche uno streamer che seguo che ci ha giocato e ha passato un po' i primi 10 minuti, c'è una clip a dire, bello, carino, tesoro, tutto così, e quindi benvenuto Prince. Non erano complimenti, erano legati a un gioco di un gatto, non volevo, ecco adesso è venuto qui. Ciao gatto, questo è quello reale. Sì, l'ho visto in giro, portato da qualche streamer, questo gioco del gatto che è piaciuto così tanti, quindi solo che non ho. Meglio che non mi ci appassiono, perché dopo se ho un po' di tempo libero è un disastro. È meglio che ho cose da guardare, dopo finire che mi ci metto e non ne esco più. No, però, come dire, questi insiemi che avevo lasciato, tralasciato perché mi ero su un paio di libri che avevo letto, proprio non se ne parlava proprio zero. Che mi sembra anche strano perché giusto, dimentico, siccome l'ho fatto perché normalmente mi dimentico, ma adesso faccio shout out anche Bon Prince perché so che streama ogni tanto, passo ma non riesco a capire, sono proprio fuori. Ho ritrovato un po' di tempo fa un mio listato assembly scritto da me, che non per scambiare, per chattare tramite porte seriali, che ho scritto le superiori, ma non riesco a leggerlo, non, come se avessi scritto un geroglifico, non, quello che leggo, il codice non ha significato, non riesco a. Eppure l'ho scritto io, quindi era un po' di anni fa, quindi
Poi sua amica, sviluppo sua amica, avevo provato EasyAmos, ma più là non era andato. Nonostante avessi cercato, perché allora mi interessava un sacco anche sull'assembly, ma non trovavo nulla. Scusate, internet ancora non c'era e quindi almeno quegli anni e quindi non avevo trovato un libro di assembly per Amiga in biblioteca nel mio comune. Solo però quando l'avevo venduto non ce l'avevo più, che ho detto ma loro ci esistono, cioè c'è la possibilità di... Lì sì, bisognava essere più intraprendenti, andare a suo tempo se uno avesse avuto proprio interesse a cercare in giro, magari farsi spedire qualche libro da fuori, iniziare a leggerselo, cioè, però dopo diciamo ho abbandonato il... Sono passato sul PC e niente, ho smesso di giocare. Anche se ogni tanto mi guardo qualche live di qualche retro gamer che porta un po' di giochini, tipo Turrican. Quanto ho giocato a Turrican, ragazzi? Mia madre, se sente la musica, se la ricorda ancora. Quindi, come sente la musica di Chris Husbeck di Turrican. Ok, dai. Direi che questo argomento l'abbiamo esaurito, nel senso che non che abbiamo più di tante cose da vedere. In realtà vediamo, ci avremo un po' di cose da vedere. Adesso la prossima settimana vediamo se riusciamo intanto a fare una live, perché ci sono un po' di impegni e così poi agosto inizia a essere un periodo un po'... Ti do il libro, ma più che altro adesso sì, adesso so che ci sono, il problema è che se mi metto a installare l'emulatore e mi metto a guardare quella cosa lì, rischio di impazzirci dopo, cioè divento matto. Già ho una marea di cose da studiare per lavoro e quindi se ho del tempo libero mi conviene per il momento, però nel caso me lo tengo annotato perché come passatempo mi piacerebbe usare di nuovo un'amiga e provare a svilupparci qualcosina. Dunque, ok, niente, qui adesso cambiamo videata, coding is fun, quello sì. Infatti noi facciamo questo abitualmente, so che già c'è il lavoro, poi... Almeno nel mio caso c'è l'età, perché non so se questo è un problema condiviso, ma no, l'età neanche più di tanto, però hai voglia colpo laser, sudo un po' meno, però comunque la sonnolenza mi viene lo stesso, quindi dopo un po' devo... Contichi. Poi vedete, mi citate tutti questi soldi, io non ne so una mazza e mi intrigate perché poi mi costringete ad andare a cercare in giro. Di cosa si tratta. Ok, direi che di cose basilari, secondo me, non c'è rimasto tantissimo perché c'è un po' di regex o così, però un po' di programmazione oggetti l'abbiamo fatta, le liste abbiamo viste, un po' di input. C'è una live pure con una GUI fatta tempo fa, però in quel caso è su YouTube, perché io comunque le live, anche le vecchie, le ricarico su YouTube, quindi metto anche il link, così si può eventualmente recuperare se qualcuno vuole. Direi che siamo vicini, se non arrivati alla mezzanotte precisa. Aiuto. Ah, mi ero scordato che c'era la richiesta di bere, ma siccome c'è la richiesta, non ce n'è una nuova, ma lo faccio adesso perché mi serve. Mi dai, questa sera un paio di orette e mezzo, quindi quasi. Le abbiamo messe, ci siamo divertiti, così abbiamo fatto anche un po' più di, come dire, un po' più di cose, siamo andati un po' più avanti e quindi ci rimane poco, poi inizieremo a vedere magari qualcosa di più alto livello. Ci vorrà un po' magari per prepararlo, però poi, come diceva qualcuno, mi sembra Valerio, anche per poi accedere al DB, quindi fare anche un po' di, come dire, qualcosina di più, diciamo,
di più raffinato, come dire. Sto vedendo me stesso in live, non capisco come mai. Ok, stavo guardando se c'era qualcuno a cui fare raidino, però è già andato offline. So che Fabio Biondi stasera portava una live su qualcosa di psicologico, sul bullismo, che era interessante, ma a quanto pare è già finita e quindi non si può. Quella non me la posso. Quindi volevo fare un raid a quello. Vabbè, facciamo un raid. A proposito di Amiga, però non so se stasera sta usando quello, però lo vado a bersagliare così. Così faccio. Ne approfitto anche per fare un saluto. Intanto ringrazio come sempre quelli che sono collegati, che mi hanno fatto compagnia in questo viaggio nei meandri di Python, quindi ho corretto gli errori e visto un po' di cose anche assieme, quindi è sempre utile, cose che non mi ero notato. E direi che se non ci sono novità imprevisti, l'appuntamento è per giovedì prossimo, però c'è sempre il canale Telegram da seguire, che trovate qua nel canale, dove scrivo qualcosa se per caso vado in live o non vado in live o eventuali imprevisti, visto che agosto sarà un mese un po' caldo, quindi non si sa mai, ma nel caso ci teniamo aggiornati. Quindi buone vacanze a chi è già in vacanza, saluti a tutti e rimanete per il raid, che andiamo verso un amighista sicuro, anche perché ce l'ha hardware, quindi se non sta andando anche lui a notte. E alla prossima. Ciao a tutti, ciao, buon weekend.